Intanto che riflettiamo su queste cose, ci arrivano delle notizie che invece ci fanno un po' sorridere, e ce le dà Davide Rossi di Lercio, che invito ad accomodarsi al podio. Che ne dici? Ma sì, dai, vai al podio, secondo me è un bel posto. Accendi il microfono e facci sorridere, perché la questione si fa dura, come si dice. Ok, mi sentite? Sì, perfetto. Allora, abbiamo parlato di Amazon, abbiamo parlato appunto che ci sono qualche piccolo problemuccio legato ai diritti. Noi abbiamo finalmente una buona notizia, la vogliamo dare appena arrivata. Storico accordo fra Amazon e i sindacati, ci si potrà pisciare addosso durante l'orario di lavoro. Finalmente una buona notizia per loro. Restiamo, direi, in tema di lavoro. CISL e UIL aprono alle frustate, quindi per una cosa che va bene, l'altra va male. Continuiamo a parlare peraltro di sindacati. Pace del mondo, c'è il no dei sindacati. Quindi direi che siamo messi male. Ora, si è parlato anche di algoritmi. Un algoritmo che a noi ci ha toccato spesso è quello di Facebook. Ci siamo finiti dentro, quello sulle fake news, no? E quello che ci chiediamo è, ci sono un sacco di pagine naziste, neonaziste, che vengono lasciate tranquillamente online. Quindi noi abbiamo scritto così, pensando a questa cosa, il 26 ottobre del 2016, non viola gli standard della comunità, Facebook autorizza un nuovo olocausto. Ora, il 28 gennaio, quindi l'altro giorno, è uscita questa notizia che Facebook ha cancellato una foto della Shoah per le immagini di nudo dei deportati. Ora, sì, questo è vera, purtroppo questa notizia è vera, non è nostra. E restiamo in tema di notizie che noi abbiamo scritto, poi più o meno si sono avverate. Questa è una di quelle che solitamente, quando facciamo un test dal vivo per chiedere alla gente di riconoscere le nostre e quelle vere, questa tutti dicono no, questa è vera, sicuramente. Ed è questa. Libero lancia il sondaggio. Quale campo di concentramento avreste scelto? E questi tutti, visto che hanno fiducia, dicono: no, questa è vera, sicuro. In realtà poi anche questa è nata per un altro sondaggio vero di Libero, che aveva scritto a ridosso del terremoto di Amatrice il giorno dopo, pochi giorni dopo, ed era questo, ed è vero, non sto scherzando. Quale fra i terremoti degli ultimi 40 anni vi ha scosso di più? Sì, questo è, lo so, lo so. Invece, anche l'altro giorno, questo voglio leggerlo, ne è uscito un altro che ci ha fatto molto ridere ed è una di quelle cose che avremmo voluto scrivere noi, però sono arrivati prima loro, che è questo. Vostra figlia, aperte virgolette, papà, vendo la mia verginità, voi cosa le dite? E c'erano delle opzioni di risposta, tutto vero. Questa casa non è un puntini puntini. Non si sa cosa volessero intendere, se albergo o bordello, non abbiamo indagato. Poi, sono un fallito. E ci può anche stare. Ok, ma non dirlo alla mamma. Come sono le mamme. Fuori da questa casa. E anche qui non si capisce se intendeva vai fuori da questa casa o se devi farlo, fallo fuori però. Non farlo a casa. Sei una ragazza di facili costumi. E sono stati anche raffinati perché è un po' la loro linea editoriale. Perché sei ancora vergine? Domande che si fanno. E l'ultima ed è un capolavoro. Brava, ma metà dei soldi li dai a me. Tutto verissimo. Ora vi lascerei con quest'altra notizia, l'ultima per ora. Giornalista di Studio Aperto non sa di essere in onda e dà una notizia di economia. Panico, panico. Grazie a Davide Rossi. Tornerà ad alietarci più tardi. Oh, benissimo, quindi dopo tutta questa serietà arrivo io ad abbassare drasticamente il livello. Facciamo subito qualche notizia a random così. La NASA progetta un razzo in grado di coprire la distanza fra pomeriggio 5 e la dignità. Qua siamo nella fantascienza, una di quelle robe che ancora non hanno inventato, ma altro che 2050. Macchinista fa arrivare il treno in orario e viene denunciato per apologia del fascismo. Cose che capitano.
Andiamo in cose, un territorio un po' più dark. La nonna stacca la spina della PlayStation al nipote, lui si vendica staccandola al nonno. Andiamo ancora più dentro. Devi trattarmi come una principessa, e lui la fa schiantare contro un pilone in galleria. Lo so, siamo degli stronzi, lo so, lo so. Roma, siamo a Roma, facciamone una su Roma, aspetta la metro B e arriva Godot. Grazie. Lo so, un problema sentito. Giovane fuma uno spinello e muore dopo 38 anni di agonia. Dramma. Andiamo sulla musica. Tredicenne in coma, ascolta i Modà e muore. Ora, visto che deve essere abbastanza breve, ne faccio ancora un paio. Tenta di emulare il suo idolo Valentino Rossi, quindicenne accusato di evasione fiscale. E vi lascio con quella con cui di solito chiudiamo i nostri spettacoli. L'Accademia della Crusca si arrende. Scrivete quale con l'apostrofo e andatevene a fanculo. Grazie. Davide Rossi, lercio.it, vabbè, lo conosciamo. Direi che è stato molto interessante, io spero l'abbiate apprezzato quanto l'ho apprezzato io. Di sicuro anche il professor Ferrari ha detto quello che ha detto il professor Ventre stamattina, insomma anche gli scienziati continuano a indicare che è la cultura alla base del problema e non la tecnologia, quindi rendiamoci conto che dobbiamo capire come funziona prima di poi applicare le varie cose e lasciare applicare soprattutto a enti terzi che non sono di servizio pubblico ma sono al proprio esclusivo servizio certi aspetti. Io passerei la palla, come dire, all'ente pubblico della circostanza, quindi al commissario Nicita, però prima, secondo me, ci sono delle notizie che ci vogliono dare dal mondo delle elezioni o dell'informatica, ora a lor piacendo, come si dice, quindi chiamerei un attimo in causa questo nostro giornalista particolarmente preparato che è Davide Rossi. Allora, io sono un giornalista preparatissimo e ufficiale di Lercio, quindi ho un sacco di notizie vere per voi. E è centrato il punto di quello che volevo parlare. Un po' di politica, un po' di web, si è parlato di algoritmi legati alle bufale e quindi aprirei con un'illustre vittima, direi. Troppe bufale, Facebook blocca il profilo di Papa Francesco. Cittadini di Bari Vecchia contro Facebook, ogni giorno ci chiede di comunicare se stiamo bene. Questo, cioè, succede quando ci sono le tragedie. Sondaggio sul web rivela la prima causa di morte al mondo è Laura Boldrini. Questo se lo fanno viene fuori veramente che è Laura Boldrini comunque. Pippo Civati si cerca su Google, ancora niente. Lo so, ridete di una povera vittima di se stesso, però comunque una vittima. Beppe Grillo preme per sbaglio indietro su Internet Explorer e cancella il Movimento 5 Stelle. Ci voleva poco. Rapinatori entrano in banca indossando le maschere dei leader del PD e si uccidono a vicenda. Oh, un nostro caro amico Matteo Salvini si sveglia in un mondo migliore e scopre di non esistere. Ora chiuderei con una notizia che fa parte di quelle che noi abbiamo chiamato Te l'avevo Lercio, che è un blocco del nostro spettacolo. Cosa intendiamo con Te l'avevo Lercio? Sono tutte quelle notizie che noi abbiamo scritto e poi effettivamente sono accadute nel mondo reale, inquietandoci non poco. Vi porto proprio giusto un esempio tra i più inquietanti da una parte e divertenti per noi dall'altra. Partiamo con quella vera che è successa dopo perché è un po' pesante. C'entra con il disastro della Germanwings a marzo nel 2015, un copilota depresso di un aereo della Germanwings ha deciso di suicidarsi facendo cadere l'aereo, ve lo ricorderete. Poco tempo dopo, il 9 aprile, il Fatto Quotidiano ha dato questa notizia. Germanwings, donna si finge parente di una vittima e vola gratis in Francia.
Ma non avete riso? Ma a volte ride la gente in questo momento, perché non ha capito un cazzo però di quello che non ha capito, il meccanismo che c'è dietro. Veniamo alla nostra, e noi dobbiamo andare indietro di qualche mese, dicembre 2014. L'8 dicembre, per l'esattezza, è morto Mango. Ok. Noi non abbiamo scritto nulla in quell'occasione, perché comunque non era un personaggio con dei vizi particolari, non era controverso, quindi non c'era la legittimità di fare battute su un personaggio del genere. Però poi il 9 dicembre, il giorno dopo, è morto il fratello di Mango. Noi non abbiamo scritto niente neanche in quell'occasione, a fatica, però devo essere sincero. Però il 10 dicembre un terzo Mango e un quarto Mango sono stati ricoverati all'ospedale. A questo punto ci è sembrato doveroso, direi, scrivere questa notizia. Si finge parente di Mango per saltare la fila al pronto soccorso. Grazie che avete letto, perché si sono incazzati quando l'abbiamo fatta. Io lascerei poi la parola a cose più serie e tornerei dopo. Davide Rossi di Lercio. Invece che ci dici, Davide? Va bene, andiamo. Spostiamoci all'estero. Mosca, oppositore di Putin, muore per cause naturali. Capita. Sì. Vorrei la pace nel mondo, squalificata concorrente di Miss Corea del Nord. Adesso questa, prendetela come un suggerimento. Ladro riesce a entrare in 800 appartamenti presentandosi al citofono come io. Provateci, magari funziona davvero. Funziona. Mamma apprensiva traveste il figlio da cantiere per assicurarsi che il nonno non lo perda di vista. Sniffa cocaina tagliata con la farina, muore celiaco. È sempre lo stronzo che ride più degli altri, perché sta un po' sulle balle i celiaci, a quanto pare. Editoria, trovato romanzo inedito di Fabio Volo durante una colonscopia. Ora, vediamo la notizia tragica. Siamo stati bloccati su Twitter dal protagonista perché si è offeso. Non riesco più a scorreggiare, finita la carriera di Massimo Boldi. Si è offeso e ha pubblicato questo. Ho bloccato il Lercio, ha scritto solo questo. L'abbiamo messo come quarta di copertina del nostro libro. Ritirato dal mercato, stai calmo, l'ansiolitico che peggiorava le cose. Ora, attenzione, parroco appassionato di anagrammi rifiuta il trasferimento a Codroipo. Poi pensateci. Questa l'abbiamo scritta a ridosso della strage di Charlie Hebdo. A scanso di equivoci, non abbiamo una sede fisica. Lo dico nel caso ci fosse qualche militante dell'ISIS. Io non sono un bot, non sono di Lercio, quindi sono qui ma non esisto. Testimoni di Geova tentano di entrare in un palazzo per fare una strage, ma nessuno gli apre. E ora vi lascio, come ho lasciato la platea di stamattina, che è il modo in cui salutiamo tutti i nostri spettatori, i nostri spettacoli, con questa notizia. L'Accademia della Crusca si arrende. Scrivete qual è con l'apostrofo e andatevene a fanculo. Grazie. Thank you.